Con il video di oggi andremo a ripercorrere alcune tappe del Parco delle Mura qui a Verona e visiteremo in particolare alcuni piccoli parchi che incontriamo lungo il percorso. Nel video precedente, ad un certo punto, io avevo fatto vedere un campetto da tennis e di fianco c'era un parco. Vi faccio vedere gli orari del parco, quelli che ci sono attualmente. Questo è un ambiente metà selvaggio, metà cittadino. C'è una fontana, effettivamente, dove poter prendere l'acqua. Infatti vedete che c'è una ciotola per gli animali. E in questo ambiente abbiamo certamente i cestini anche per l'immondizia. Vi faccio vedere rapidamente il percorso che io consiglio come alternativa al precedente, qualora si voglia restare in un ambiente più contenuto, senza fare troppi sforzi. È recintato, ma è anche isolato. In termini di altezza siamo a 30 metri circa rispetto al piano stradale, quindi l'aria è più pulita. È pieno di curve perché si articola su un fazzoletto di terra ed è molto silenzioso. Questo percorso offre anche la possibilità di sedersi comodamente su delle panchine e rappresenta un piccolo circuito che per chi vuole allenarsi, può essere fatto in modo isolato rispetto al percorso principale, che è certamente più ampio. Ecco qua. Questi posti di solito non sono molto frequentati. Troverete qualche famigliola o giusto qualche ragazzo che porta a spasso il cane, quindi vi potrete allenare serenamente o ritirarvi in questi ambienti anche per leggere un buon libro, per riflettere su qualche lavoro che dovete portare a termine e così via. Ecco, siamo giunti già quasi a metà. Si respira un'aria leggera e il rumore delle campane aiuta a rilassarsi. A un certo punto il parco si restringe in una stradina laterale che dà accesso all'uscita. È questa che abbiamo qui di fronte. Io mi fermo un attimo e vi faccio vedere un panorama d'insieme di tutto questo baby parco che abbiamo appena attraversato. Ecco qui davanti a noi il secondo ingresso. E a questo punto, se andiamo sulla destra con le scale, ci ritroviamo al punto di partenza del Parco delle Mura. Queste sono le scale, un po' chilometriche. Ma è perfetto per allenarsi, che dite?
faccio vedere l'accesso da via San Lazzaro e poi ritorniamo su. Anche solo percorrere queste scale due o tre volte crea un circuito cardio incredibilmente utile per il corpo. Chiaramente stiamo scendendo, quindi ci ritroviamo sul piano stradale. Ed ecco la nostra via San Lazzaro. Lì in fondo ci sta Porta Vescovo. E allora rifacciamo di nuovo le scale e andiamo a chiudere il nostro circuito di questo video. Scale anche piuttosto antiche, a giudicare dai gradini e dalla ringhiera, piuttosto arrugginita. Ecco che ci siamo. Allora andiamo a destra questa volta. Siamo arrivati all'uscita del parco. Vedete, percorsi sempre tracciati. Ed ecco che il circuito si chiude. Vedete in lontananza le mura asburgiche. Quindi siamo tornati in un tratto nel video precedente. Ecco, ci siamo. Partiamo dalla scuola San Micheli e prendiamo la via di un altro breve circuito. Siamo in via San Zeno di Monte. Questo percorso prevede metà tracciato con asfalto e in salita sempre più ripida. Quindi possono passare le auto, auto principalmente di residenti, di fedeli e qualche turista. Qui a destra una scuola, qui a sinistra il giardino Giusti. Ed ecco la nostra salita. La strada si restringerà anche nell'ultimo tratto. Io credo che le auto elettriche siano la scelta migliore per percorrere questi punti, prima di tutto perché hanno una buona trazione e quindi riescono a fare le salite senza troppi sforzi o cambi di marce, e poi perché lasciano l'ambiente pulito così come un turista vuole trovarlo salendo in alto. Sono sempre percorsi tracciati. Ecco che la strada si restringe alla fine di questo punto, di questo tratto. Ci ritroviamo di nuovo al Parco delle Mura. Si tratta proprio di un percorso breve che però unisce semplicità e praticità, permettendo di fare un salto nel tempo, perché adesso l'asfalto lascerà posto
alle pietre di fiume. Nel primo video, se vi ricordate, citando sempre il giardino Giusti che è qui sulla nostra sinistra, io avevo detto di prendere al video il lato destro che costeggia appunto le mura austriache. Noi invece questa volta andremo a sinistra. Ecco il bivio ed ecco il nostro percorso. L'asfalto è quasi terminato. Questo percorso era seguito anche dai fedeli che, come vedete, hanno lasciato una testimonianza tramite queste icone che rappresentano le varie fasi della passione di Gesù. Ecco, vi faccio vedere il pavimento, come è strutturato. Qui la pendenza inizia a essere un pochettino ripida, ma è ancora percorribile, soprattutto quando il pavimento è asciutto, non ci sono proprio problemi. E notate che sulla destra ci sono gradini, sulla sinistra no, proprio perché la sinistra era usata dai carri e i gradini dalle persone. Il percorso è tranquillo, la sensazione è di essere tornati indietro di almeno 200 anni, proprio per come troviamo il pavimento, per lo scenario che si apre davanti ai nostri occhi. Profumo di erbe aromatiche. Profumo di menta, finocchietto selvatico. Si gira e si continua giù. Rosmarino, si sente anche il rosmarino. Devono esserci dei cespuglietti spontanei tra tutta questa erba. Ed ecco che il nostro percorso sta giungendo al termine, perché giù da queste mura poi si raggiunge la via principale. Se siamo fortunati, nella conclusione potremo ascoltare anche della buona musica classica, perché questa è una zona anche dove artisti prendono, soprattutto d'estate, in affitto appartamenti o stanze e si esercitano. Ecco laggiù in fondo vicolo Santa Chiara. Bene, il nostro video è giunto al termine, io vi saluto e alla prossima.